Angelo, allora, due parole sul film, su come l'hai realizzato, come hai scelto i personaggi, come li hai incontrati e anche altre cose che ci vuoi raccontare che magari completano l'esperienza della visione. Sì, dunque, Mona l'ho incontrata durante la lavorazione di un precedente film, che era una scuola italiana. Vabbè, siamo diventati amici, poi ho conosciuto la sua famiglia e insomma, questo film racconta anche del mio legame con loro, senza distorti, distinguermi in sentimentalismi. Inizialmente con Asinitas, che lavora con le donne, lavora con i migranti in generale, ma soprattutto con questa scuola italiana per donne, è emerso il problema della casa per varie loro studentesse, in caso della crisi, comunque insomma c'erano diversi problemi e abbiamo pensato che dovevamo cominciare a raccontare queste vicende, vicissitudini abitative. Avevamo scelto tre protagoniste, ognuno con problemi diversi legati alla casa. Quindi siamo partiti con quest'idea di raccontare le tre protagoniste. Poi abbiamo montato 25 minuti di queste storie e facendolo vedere ad amici e anche del settore, uno di loro, Vittorio Moroni, ha detto: lascia stare i tre protagonisti, vai su Mona. E io dico: ah, come, insomma, sono anche loro all'altezza di questa intensità di Mona. Guarda, concentrati su Mona, perché è al momento in cui abbiamo cominciato a lavorare con Mona e sono cominciate a succedere delle cose una dopo l'altra nella sua vita. Lei è sempre stata molto contenta che c'era una presenza nostra, mia anche con la telecamera, anche appunto se a volte a me soprattutto era un po' infastidito da questa ossessione di essere ripreso, però in quel frangente, quando lei ha dovuto decidere di lasciare la sua vecchia casa sotto sfratto, di cominciare un percorso di occupazione che per lei, per diversissimi motivi anche culturali, e anche per i figli, insomma, era una decisione molto difficile. Il fatto che fossimo presenti in questo modo e con questo interesse le ha dato una grande sicurezza. Soprattutto è servita perché questa telecamera, per le persone del movimento, per chi stava seguendo i percorsi di occupazione, il fatto che noi riprendessimo e riprendessimo Mona significava accendere una luce speciale su di lei, facilitarle in qualche modo il suo percorso di occupazione. Quindi è stato anche un po' strumentale, c'è stato un patto implicito tra noi, Mona, e il movimento perché questa sua vicenda arrivasse a una soluzione provvisoria, tutto quanto, però. Dopodiché io non so adesso, forse voi avete delle domande, perché nel corso di realizzazione noi abbiamo preso con lei molte decisioni, molte scene sono state organizzate, si può dire, o comunque stimolate, molti incontri sono stati organizzati, perché al contempo quello che ci interessava era raccontare lei, il percorso di occupazione doveva essere un espediente. È anche un arco narrativo che ci sosteneva in questo racconto. Dopodiché, una volta che questo è stato possibile, è stato anche possibile scivolare all'interno della famiglia, che era la cosa a cui tenevamo di più. Sì, grazie, no, questo primo per rompere il ghiaccio. Sentiamo Manuela Legnero che ha visto il film e che appunto riesce anche una sua lettura in base alle cose che fa. L'abbiamo chiamata anche per il tema, diciamo, interessante che è quello della lotta per la casa e delle nuove insicurezze urbane. Quindi ecco, la parola a te e poi al nostro pubblico. Sì, grazie, io ho apprezzato, ho goduto davvero il film e anche nei suoi momenti di alleggerimento,
che erano veramente divertenti, ma non nel senso di distrarre da quello di cui ci si stava occupando, ma proprio di lasciare, diciamo, in sospeso la evoluzione o lo sviluppo di una situazione. In realtà nella cronologia mia e anche del film mentre si sviluppava, io sono invece partita dalla domesticità, dal fatto che questa Kimona, in realtà, ecco, la prima cosa che direi è che questa è, ma lo sappiamo tutti, più che oltre che la storia di una casa, che di una ricerca di una casa, è la storia del prendere decisioni difficili in condizioni di incertezza e in bilico fra due mondi, di cui Mona non si dimentica mai, perché proprio nel momento in cui c'era più romanità che mai, dei cigli e dei canti, si attacca, no, la retrospettiva, la memoria, la sua storia di adolescente e poi di sposa. Dunque, la capacità della famiglia di Mona, che è una famiglia splendida, nel senso che nella sua turbolenza e nella anche capacità di Mona di resistere alla prepotenza talvolta del marito e più spesso alla sua cattivo umore, diciamo, appunto, questa famiglia, perso un attimo il filo, ma ecco, nella, appunto, questa donna deve, insieme alla sua famiglia, cercare di prendere delle decisioni non avendo tempo. Il tempo, lo dice spesso, lei dice, non abbiamo tempo, lo ripete due volte durante, subito prima dell'occupazione, e anche nei frequenti colloqui che ha col marito al tavolo di cucina, dove molte delle cose vengono dibattute, sciolte, c'è questa percezione di non sapere esattamente che cosa gli aspetti. Addirittura nella prima scena, quando il marito sta per entrare, lei sta per andare su dalle scale, il marito dice non è più casa tua, lei si siede sui gradini e lui la guarda in strada e non sanno se questo ufficiale giudiziario arriverà o no, arriverà, non arriverà. Cioè, Mona cerca di controllare questo contesto turbolento che impedisce delle decisioni e le rende molto difficili, e naturalmente lo fa un po' con la sua propria capacità, insomma, è una donna speciale. E poi naturalmente ci sono le relazioni sociali, perché questa è anche una storia, diciamo, è la storia di Mona, ma con altri. Io ho visto due situazioni di gruppo protettivo che dà serenità e affetto, che sono quelli della scuola, quella in cui lei va e quella in cui lei insegna. Poi ci sono gli incontri e anche il prodursi poi di relazioni anche più strette di quanto non fossero inizialmente, che sono quelle che avvengono attraverso, naturalmente, l'occasione dell'occupazione. Alla fine vedremo che accompagnarla all'aeroporto c'è un inquilino, dunque non è proprio semplicemente un incontro così forzato dalla convivenza. Quindi queste relazioni sociali, che sono poi i mattoni di cui è costituita la società, fanno da specchio, quindi aiutano, no, a riconoscersi come occupanti, come sfrattati, come stranieri, ma ci sono moltissimi italiani, soltanto che sono più anziani, spesso. Ci si riconosce e però ci si abilita, cioè davvero, essendo in tanti, lo dicono anche l'associazione, si può far paura, si può in qualche modo essere minacciosi abbastanza da tirare per la giacchetta oppure impedire che avvengano delle mosse a danno degli occupanti. Questi gruppi poi devono anch'essi stabilire in pochi minuti la gestione degli spazi, cioè la casa che è al centro della nostra vita, del nostro sviluppo e che non sente il tempo, nel senso che in qualsiasi momento della nostra vita abbiamo bisogno di casa. Ebbene,
chi sta con chi e quante camere si occupano viene deciso, diciamo, in pochi minuti. Questa cosa di non avere tempo, di stare in un periodo difficile e di avere delle età che per certi versi non funzionano, nel senso che lui ha perduto il lavoro, ha un adulto, forse non so se è più vecchio di lei. Com'è? Ah beh, mi è piaciuto molto. Dicevo che, non lo so perché ne parlo come di una persona a cui è piaciuto naturalmente, però possiamo assolutamente, come dire, smettere se quindi vogliamo lasciare il... È molto interessante. Quest'ultima, il non avere tempo, l'essere in un periodo difficile, avere un'età che al marito forse ha, ed essere dentro una cronologia per cui lui ha bisticciato, poi ha avuto ha litigato, ha avuto l'infarto e poi ha perso il lavoro, ecco, in questo tempo qua c'è il pericolo, si dice, della corrosione del carattere, cioè del fatto che i personaggi non siano nelle condizioni migliori per coltivare quello che sono, per lasciare che la loro personalità sia esattamente come sarebbe se fossero in una situazione, no, perfetta, serena, eccetera. Lui è irritato, nervoso, lei è alcune volte cinica, è sospettosa quando arrivano le amiche, però un elemento che a me è piaciuto molto, di scioglimento, diciamo, delle punte più aguzze, più aspre della relazione è il riso, che non è un riso da incosciente o da superficiale, è il riso che cerca, diciamo, di avvertire sé e gli altri che certe situazioni vanno, come dire, non sono, non dico disturbate, no? Ma sono irricevibili così, però non possono essere, come dire, sanzionate, non può Mona dire alla moglie del bengalese ma cosa, ma... No, e quindi ride anche, insomma, ride e cerca di allontanare, di mettere una distanza tra sé e questa situazione. L'ultima cosa che direi, e forse ci possiamo anche attaccare una domanda, è quella della memoria. Ovviamente si capisce che, pur essendo molto integrata per età e anche per capacità, titolo di studio, eccetera, il pezzo di lei è in Egitto, il fratello, il ricordo di sé bambina, e la memoria comunque non è solo sua, perché anche il vecchio sapiente, anche lui ha le fotografie, e anche chi altri, di chi altri ho visto le fotografie, ci sono degli album, no, che sono dei momenti, sì, le fotografie naturalmente di lei, e quel signore anziano, no, anche lui si trovava prima in una situazione migliore, e anche il bengalese si trovava appena arrivato in una situazione migliore di quella in cui si è trovato dopo. Quindi il percorso di integrazione non è necessariamente una cosa che va dal basso all'alto una volta che sei qua, che basta il tempo, perché con 18 anni è successo qualcosa, perché loro siano ripiombati, diciamo, nella difficoltà. E quello che volevo chiedere è così, se può avere senso farlo, era da una parte la storia, eventualmente se la riprendesse, dei figli della seconda generazione di Mohammed e Lamis, che sono anche molto ben rappresentanti, soprattutto la ragazza, no? La scuola di nuovo è al centro, non ci sta a questo. E anche lì un'occasione di turbolenza, di conflitto, che però in qualche modo i genitori sospendono ed evitano che siano poi dite, almeno nella rappresentazione l'ho detta così. Quindi, che cosa poi potrebbe succedere se fosse un film, se fosse un documentario alle generazioni seconde? E che cosa potrebbe succedere se fosse un film fra 5-6 anni a quel volontariato che sta, volontariato, associazionismo, che sta, come dire, sulle barricate, che alcune volte è stanco e oggi leggevo su Repubblica, però è così, è un'estemporanea questa, che il volontariato non ha più, come dire, sembra aver raggiunto un plafond
di reclutamento presso le grandi organizzazioni del volontariato e si in qualche modo cresca attraverso, come dire, rivoli personali, no? Nel senso, sì. Scusa, finiamo? Okay, no. Okay. No, dicevo soprattutto, adesso dibattiamo, dite anche voi la vostra. Allora, questi due punti, i figli e il movimento politico che c'è dietro. Sì, il movimento, sì, diciamo, diciamo così, che per diciamo, quindi queste due cose credo che siano le sue, i suoi input, magari sentiamo anche i vostri, raccogliamoli. Magari faccio un po' rispondere. Hanno deciso di tornare in Egitto, i figli hanno accettato e come hanno trovato anche le risorse per il volo, eccetera. Rispondo prima. No, loro sono tornati dopo. Tornano dietro. Diciamo, questo è. Sì, anche questa decisione di chiudere il film così è stata molto discussa. Perché in realtà lei ritorna, sta anche molto in Egitto. C'era un nuovo film che si apriva in Egitto, ma abbiamo deciso che lì in Egitto finiva e veniva evocato. La decisione è stata proprio di lasciare sospesa questa questione. Cioè se lei fosse veramente rimasta in Egitto o meno, per una questione emozionale. Cioè, a me personalmente emozionava questo suo ritorno in Egitto, a prescindere da quello che sarebbe successo dopo. E mi piaceva anche lasciare un pubblico, forse non soddisfatto dal punto di vista chiaro dell'epilogo, però forse con un'emozione finale di questo genere. Era un po' chiudere le fila, ma lasciare aperto un possibile eventuale altro finale. Quindi lei è tornata, sono tornati tutti e stanno ancora nell'occupazione, felici al momento. E i fondi in realtà per andare in Egitto e Ahmed ha ricominciato a lavorare, cioè lui si è messo a fare il tizzettaro, hanno avuto modo di mettere su quei 600-700 euro che gli permettesse di tornare dal fratello. Questo. Invece per rispondere è molto più difficile perché qui ci vorrebbe un po'. No, il film. Parte, sì. Ma Mohammed e la Messa. Hanno l'accento romano, però. Mohammed e la Messa sono romani, tranne che per i documenti, però in più hanno una componente di legame con l'Egitto fortissima, che non esclude la possibilità che loro ritornino. Forse più Mohammed che la Messa, perché Mohammed quando torna in Egitto è un signore, parla perfettamente italiano, conosce un altro paese alla perfezione, il suo ritorno in Egitto è un ritorno vittorioso, cosa che non sarebbe per Ahmed. Infatti Ahmed non vuole assolutamente tornare in Egitto. Il fatto di aver fatto questo percorso di occupazione da Mohammed Namis è stato vissuto con un po' d'ansia all'inizio, ma poi anche con una buona dose di divertimento. Di Mohammed già frequentava i centri sociali, andava nel cinema America occupato, navigava in quell'ambiente, portandosi dietro anche la sorella. Quindi per lui, anzi, era quasi un punto di forza. Mohammed adesso sta aspettando il passaporto italiano, ha dovuto rinunciare a delle gite scolastiche perché la scuola andava all'estero quando lui era minorenne e lui non poteva andare. Quindi, comunque sia, 17 anni. Lui adesso ne ha 18. 18. La sua storia mette a nudo una serie di contraddizioni pesanti sulla seconda generazione. Mona vive da 18 anni con le valigie pronte, nel senso che lei ha questo amore al limite dell'incestuoso, forse con suo fratello, che è una persona fantastica, e il matrimonio avete capito come è stato deciso, quindi voglio dire, non c'è. Però detto questo, si respira sempre un clima molto, molto comunicativo e allegro in casa, anche se ci sono delle discussioni. Vale per tutta una scena che io a un certo punto ho tagliato, perché quando c'è quella discussione sul voto di Namis, c'è questa litigata forte. E dopo 3 minuti di silenzio Ahmed fa una battuta e dice: te ti lamenti tanto, ma tuo fratello è stato bocciato 3 volte. E lì tutti a ridere,
Quindi ogni volta l'epilogo di questa famiglia è una risata. Io l'avevo montata questa risata in quella scena, poi facendolo vedere eccetera, c'è una mia amica montatrice, ha detto sì, ma mi vuoi dare almeno una scena in cui ci sia sempre questa cosa qui, in cui c'è il tragico e poi la risata, questa chiudila su questa discussione. E forse è stata, anche perché nell'economia di una scena può risultare un po' un trucco, un imbroglio per chi la sta guardando, che te la vivi con drammaticità e poi dici, ma questi che fanno, ridono sempre. Prego. Io ci tengo a ringraziarti per aver portato una realtà che è così sempre difficile da conoscere umanamente, che invece è più da, appunto, per le cronache dei giornali, averla portata a una dimensione veramente comprensibile, sensibile per tutti, no? Però ringraziandoti mi sentirei un meschino se non dicessi da dove vengo io adesso, proprio da prima di arrivare qui alla proiezione, perché oggi qui a Torino hanno sgomberato 40 persone con 20 figli e attualmente la circoscrizione 3, lo dico per chi magari si è appassionato alla visione e rimane fermo di solito magari invece alla cronaca, insomma in questo momento c'è la circoscrizione, un luogo istituzionale che è occupato da queste famiglie e resteranno lì tutta la notte perché invece di avere delle risposte dalla politica hanno, cioè invece di arrivare l'assessore arriva il questore, insomma. E con questo vorrei chiedere a te se ci puoi specificare cosa ti ha spinto a fare questo film e a farlo in questo modo, e mi viene da chiederti se non era voluto o se non era possibile, oppure se era difficile, okay? Trovare una forma di produzione e di distribuzione più prettamente filmica e meno calata nella realtà sociale, quindi meno legata a un'associazione, insomma. Allora, ti posso dire che l'interesse per questo film nasce dall'interesse per la famiglia, per tutte le contraddizioni che ci sono all'interno di questa famiglia e per il modo in cui loro le gestiscono. Il percorso di occupazione mi è interessato moltissimo, tant'è che molto spesso cominciavo a derivare verso quella zona lì, però è come se non fossi fedele a un'idea su di loro, su questa famiglia, se li lasciavo per andare ad affrontare i temi dell'occupazione, che anche a Roma sono pesantissimi, sono stati pesantissimi lo scorso settembre, un anno fa, anche per loro, perché c'è stata una minaccia di sgombero, ma questo diciamo poi apre il capitolo su come i movimenti gestiscono le occupazioni. Action, questo movimento, cerca sempre una mediazione con le forze dell'ordine, con il questore, quindi in quel momento loro che hanno fatto, sapevano che ci sarebbe stata la possibilità dell'intervento delle forze dell'ordine, hanno chiamato tutti i loro associati e in 400 hanno occupato Villa Lavicella, che ha due ingressi. Le forze dell'ordine hanno visto quello che succedeva, hanno visto di che cosa erano, come erano organizzati gli occupanti, quindi senza grandi cose, però bastoni, idranti, caschi, e hanno capito che lì sarebbe stata una cosa molto... però appunto questo esola un po', perché comunque i miei protagonisti stanno un passo indietro. Mona non sta di fronte, Mona sta che deve sopravvivere, deve cercare di creare delle circostanze di vita per i suoi figli di un certo tipo, quindi non si espone così tanto, tanto meno a Med va alle manifestazioni, ma comunque ci va perché sennò il movimento si arrabbia, giustamente, perché tutti devono partecipare. Questo per quanto riguarda il discorso delle occupazioni. Altri movimenti a Roma hanno una politica diversa, hanno una politica più di scontro, quindi meno di mediazione, più di scontro, più di poi alla fine anche di visibilità mediatica. Io non mi sento di appoggiare l'uno e l'altro. Dal punto di vista di Mona è sicuramente meglio così, piuttosto che esporsi e esporre i suoi figli a certi tipi di dinamiche. L'altro sulla distribuzione, vabbè, qua noi non abbiamo neanche un produttore, insomma. Infatti dicevo anche la prima, la produzione. Sì,
Non abbiamo una produzione, nel senso l'associazione ha sostenuto questo film e stiamo cercando di distribuirlo attraverso il network che ha creato l'associazione già con una scuola italiana per un film precedente. E non abbiamo produttore perché io non ho scritto nulla, non ho scritto neanche un soggetto. E non faccio sempre così, se posso scrivo e cerco di bussare alle 300 porte a cui devi bussare, ma in questo caso era veramente una scrittura in corso d'opera, quindi si girava, si montava, si capiva le direzioni, si discuteva con loro dove stiamo andando, che cosa, ed era molto difficile convincere un produttore in Italia di appoggiare questo film, perché ti avrebbe chiesto il respiro internazionale, riusciamo a venderlo in Giappone, io che ne so, dove andiamo a finire? Non lo so, probabilmente se c'era un attacco violento delle forze dell'ordine, paradossalmente avrebbe funzionato di più. Però ecco, questo è, quindi siamo qui, una distribuzione. Adesso abbiamo un possibile produttore egiziano che vive in Italia, che ci sta dando una mano per una con Al Jazeera Documentary. Lui sostiene che questo è un film che potrebbe interessare a loro, chiaramente modificando alcune cose, probabilmente ti chiederanno una voce narrante, ti chiederanno mille cose, però insomma abbiamo deciso di perseguire questa strada. E poi lì ha aperto il capitolo invece Ahmed, Mohamed, Mona, Lamis, se questo film va in Egitto ci state? Ci state? È andata bene, nel senso che Ahmed dice sì, ma mi devi tagliare una scena. Mona ha detto sì, ma mi devi tagliare un'inquadratura. Quindi diciamo è andato abbastanza tranquillo al momento. Poi tanto vedremo come va, perché non è affatto detto che... Io dubito sul respiro internazionale di questa storia, però lasciamo aperta la strada, insomma, anche in Europa. Europa. Io vorrei aggiungere una cosa, prima che stiamo già deragliando su quello che potrebbe essere il contenuto dell'incontro di domani, ma va benissimo perché non ci può essere, che invece io penso che il rapporto che Angelo ha costruito con questa... è un'associazione di Asinitas. Sì. Con Asinitas è un potenziale virtuoso rispetto a un contesto che è quello della fruizione dei documentari in Italia, dove se vuoi fare le cose normali, cioè fare il film, farlo uscire al cinema, tenere una settimana, la gente se lo vede, non funziona, ma non funziona nemmeno il documentario Sbanski, funziona, vanno a vedere 30 persone. Questa è una formula diversa, dove in un contesto dove di solito si deve fare, come ci dicevamo prima, la documentazione del progetto di qualcosa, si fa un pezzo di cinema. Poi è chiaro che, come dire, l'impegno e lo sbattimento è di chi lo fa, ma anche di chi se lo vuole vedere il film, perché a quel punto, essendo così coinvolti coloro che lo fanno e coloro che possono essere interessati, il film ha un calendario molto ricco di proiezioni in giro per l'Italia, non in contesti di chi una sera va al cinema, ma di chi dei contesti chiede dei contesti dove ci deve mettere anche un po' di impegno, un po' di interesse, esattamente come c'è stato l'impegno da parte di Tricia. Come la paghi? Ho montato io. No, poi vabbè. Un anno e mezzo. Però magari può essere interessante invece che ci racconti qualcosa di cosa fa Asinitas e di come tu ti sei inserito, perché il film precedente, Una scuola italiana, magari tu ci puoi dire due parole su di che storia raccontava, che è un'altra storia importantissima dell'Italia di oggi, che avevamo... tante volte affrontato in tanti modi diversi, il rapporto che avete creato, che è anche un po' di mutualità rispetto ai reciproci interessi, che poi sono anche un po' diversi. Tu fai film, loro fanno del lavoro più sociale, sul campo. Sì, beh, diciamo che ecco, l'incontro è stato un po' di questo genere, se vogliamo fare una metafora. Contadini e marinai. Il contadino è quello che sta tutto il giorno sulla terra, che sa conoscere la terra perfettamente, che si fa un gran mazzo per riuscire ad avere dei frutti, e a un certo punto arriva il marinaio che casualmente sta lì, poi magari il giorno dopo sta in un altro porto e vuole fare una cosa insieme al contadino. Qui più o meno con Asinitas ci siamo trovati in questa situazione in cui loro erano i contadini e loro il marinaio. Poi sono diventato contadino pure io, però vabbè, questo è un altro discorso. Questo significa che se c'è un incontro a livello, brutto dirsi, ma creativo, allora si può arrivare a fare delle cose belle insieme. Se invece l'associazione vuole lo spot di 10 minuti per raccontare qualcosa di istituzionale o comunque
le loro pratiche, diventa molto più difficile per me. Loro lavorano a livello pedagogico in maniera molto, molto, come posso dire, all'avanguardia, innovativa, quindi hanno una base pedagogica molto particolare e lavorano molto sulla creatività, molto sull'espressione, molto sul racconto. E quindi è chiaro che una cosa del genere per loro, a loro risuona, perché seppur è un racconto altro che qualcun altro fa, però è in linea con la profondità delle storie che loro raccolgono a scuola e con l'intenzione di volerle valorizzare. La storia di Mona uno la poteva raccontare in 10 minuti, però questo non è il loro modo di affrontare l'argomento. Per loro affrontare l'argomento vuol dire entrare nella profondità del personaggio e fare in modo che l'espressione sia libera e intensa e poi continuare a lavorarci nel tempo. Quindi un po' è quello che abbiamo fatto con questo film. Precedentemente in una scuola italiana era un altro argomento molto molto diverso. Una scuola italiana racconta della Carlo Pisacane. Nella sezione materna della Carlo Pisacane, che è una scuola a Roma, sempre in quel quartiere a Tor Quindiastara, che a un certo punto era indicata da tutti i media come la scuola ghetto, perché aveva un'altissima percentuale di bimbi stranieri, c'era Forza Nuova che manifestava ogni giorno fuori la scuola, insomma era una scuola sotto assedio. Loro avevano un progetto all'interno, loro lavoravano anche lì con le donne dentro la scuola, avevano un progetto con la sezione materna e hanno detto: diamo una risposta a tutto questo, visto che nei giornali di sinistra, soprattutto quelli di destra attaccavano, ma anche quelli di cosiddetta sinistra non erano così aperti all'idea e alla filosofia che loro portavano avanti, nessuno rispondeva a questi attacchi, rispondiamo noi dall'interno. Allora sono entrato nella classe materna e ho seguito un progetto teatrale all'interno della scuola materna con questi bambini ai 5 anni all'interno della scuola e le maestre soprattutto, e raccontiamo cosa si fa in questa scuola, piuttosto che andare a porta a porta a sbraitare o di qua o di su, diamo una risposta concreta sul fare, sulla pratica. E quindi è stato anche lì un film funzionale, molto più funzionale quello era veramente una cosa a servizio di questa causa. Questo è un altro tipo di intervento, di film. Però appunto la scelta dell'associazione con cui lavorare in questo senso è fondamentale. È l'incontro tra contadini e marinai. Può funzionare o può andare tutto a scatafascio. Prego. Io volevo sapere l'opinione pubblica, cioè penso la signora che diceva silenzio, se ha cambiato idea, diciamo, comunque come la pensa di questa occupazione. Poi se le istituzioni hanno solo voluto sgomberare o hanno anche cercato delle soluzioni alternative per queste persone che hanno dovuto appunto occupare una casa, e se queste soluzioni alternative sono anche state cercate magari dall'associazione e dalle persone stesse, magari recandosi dagli assistenti sociali o non so, perché mi sembra strano che persone in difficoltà si lasciano appunto così guidare solamente dall'associazione, non siano loro in prima persona a dire: io non voglio vivere in una casa occupata, io voglio una casa mia, voglio lottare per questa cosa, per cui vado agli assistenti sociali, dico che ho questi problemi e spero che loro mi aiutino. Ecco, era più una domanda sulle soluzioni, cioè a me non sembra una soluzione definitiva questa. La signora che dice silenzio, non lo so veramente che cosa pensa, lì c'è un silenzio che circonda di dalla vicella. Si organizzano dei piccoli concerti, delle proiezioni, quindi l'idea è quella di continuare ad aprire la villa anche al quartiere. Questa è, diciamo, dovrebbe essere una priorità. Poi non ci sono molte energie dentro per poterlo fare, però in questo senso Asinitas cerca anche di aiutarli, il comitato di quartiere, eccetera, per aprire
con delle grandi grigliate, musica, insomma delle cose molto belle al quartiere. Poi considerando che quel posto è stato per decenni un luogo di spacciatori, vabbè, insomma ci sono state delle storie abbastanza trucide là dentro, ma quindi comunque la popolazione dovrebbe soltanto ringraziare che esiste questa realtà adesso. L'altro è un discorso molto ampio, perché è vero, ma lo stesso ufficiale giudiziario dice sì, ma se tu vuoi un'alternativa, io non so che dirti, gli ostelli sono tutti pieni, non c'è un'alternativa. Quindi il movimento per le occupazioni si inserisce in questo vuoto totale istituzionale rispetto alla questione abitativa. Quindi sì, c'è la fila, fai domanda per le case popolari, ma beh, aspetti. Irrisoria, no? Aspetti chissà quanto tempo, quindi non c'hai dei punti di contatto. E chiaramente poi l'istituzione gli fa gioco il fatto che ci siano movimenti che si occupano invece di questa questione. Quindi c'è Action, ce ne sono altri due a Roma grandi, e l'istituzione probabilmente dice vabbè, questi adesso stiamo buoni, non allerta la questura, perché comunque ci stanno levando una patata bollente. Perché se tutta la gente che occupa a un certo punto si trovasse senza abitazione a Roma, insomma, sarebbe un problema di ordine pubblico per loro non indifferente. Beh, certo, ma è chiaro, io sto parlando però, sai, a livello istituzionale si ragiona. Che, cioè, a me non sembra un'istituzione definitiva, non lo è. Famiglie che vivono tutte insieme in una specie di comune. Bello. Capisco che non ci sia. C'è chi piace. Ma, un'altra domanda, la scelta di una protagonista donna... Dovrebbe parlare forse con il mio psicanalista. No, sì, insomma, Mona è una persona estremamente accogliente, mettiamola così, è molto accogliente. Ma è accogliente. E le altre due che non sono state? Rispetto alle altre due, non ci sarebbe stato un equilibrio tra le storie, perché quella di Mona è comunque la storia che alla fine è una storia. Ma erano tre storie di donne o c'erano? Tre storie di donne, perché comunque erano tutte donne che andavano alla scuola di italiano per donne. Adesso non è escluso che cominciamo a lavorare anche con le altre due, perché comunque una ha risolto parzialmente i problemi, perché il marito ha cominciato a lavorare, quindi si può permettere di affittare una casa, ma Shirin invece, quella era una situazione breve e molto pesante, forse troppo pesante, quindi o la sviluppi bene, ci lavori con lei, oppure prima fai Mona e poi magari... Io ti volevo chiedere qualcosa riguardo alle dinamiche interne, cioè abbiamo parlato di cosa succede fuori, però cosa succede dentro, perché e anche i percorsi di chi entra e poi riesce, a come cambiano le persone dopo questa esperienza, cioè tu le hai seguite per parecchio tempo, quindi in funzione anche di quello che succede dentro. Sì, la situazione adesso interna è molto stabile, non è che sia rose e fiori, ci sono delle voci di corridoio, per cui Edoardo, un occupante italiano giovane che viene da me, mi dice sai Ahmed, però è un cagasotto proprio, ogni volta che c'è da fare qualcosa la devo fare io, perché lui non ha il coraggio di dire, ci sono tutte queste voci, no? Però diciamo sono, a parer mio non devono essere raccontate, perché sono parte di una normalità, anzi di una eccezionalità, di una convivenza che effettivamente funziona. Per cui ci sono continui scambi, non ci sono litigi o delle questioni così importanti, per cui penso che ognuno di noi, poi figurati se hai una famiglia, a vivere in un luogo occupato avresti comunque delle difficoltà di interazione, delle antipatie, delle simpatie, normale, la vita insomma è una... Quante sono adesso le famiglie occupate? Perché lì sembravano molto poche. Adesso è arrivato pure un altro personaggio. Adesso ci sono l'altro nucleo familiare, sono altri due, albanesi, e poi ci sono due senegalesi, marito e moglie. Gli altri non c'è singolo e gli altri sono tutti singoli. Sono tutti singoli. Adesso dall'Albania è arrivato il nonno della famiglia, che è un
un uomo che l'ho visto, ho detto non ci fa. Sì, però non è così fluida, non ci sono grandi cambiamenti. Se si libera uno spazio, chiaramente il movimento poi ha le sue posizioni. Chiaramente per la distribuzione degli spazi Mona aveva tutto il piano, aveva 4 stanze, però non a qualsiasi costo, nel senso non a qualsiasi costo, no. Perché una casa non è semplicemente un tetto qualsiasi, no? In qualche modo e comunque si danno, c'è sempre un aiuto reciproco, ognuno ha i suoi ruoli, Nunzio si occupa di tutta la manutenzione del posto, Edoardo e Cubal si occupano della sicurezza, insomma, voglio dire, è anche molto eccezionale come tipo di occupazione, cioè intanto il luogo dove la trovi, il luogo così. E poi anche il numero di famiglie, il numero di occupanti. Action ha occupazioni con 350 persone e lì le dinamiche sono complicatissime, le regole sono molto più ferre, c'è una vigilanza molto più assidua. Loro sono finiti in un posto che al momento è un piccolo paradiso, un'oasi. Cioè, per questo dico, anche voler scivolare a raccontare le occupazioni, stai fuori contesto, perché questa è un po' speciale. A me è giusto allora quando ho detto, non è che ti aspetti. A me è appunto, sono sopra il luogo, bella casa, un po' sporca, io non ci andrei. Infatti il tuo film ha colpito, cioè, una storia bellissima, però sia la figura di lei, di questa donna che c'è fotograficamente, vedi? Penso, a parte praticamente un carattere, un modo di intellettivo e umano, poi questi primi piani facevi, questi occhi, questa espressività di Giardino, punto di vista, e poi quell'unione cosmopolita, quella festa incredibile, come vedi, più etnie, messe insieme anche l'utopia e la sensibilità che dovrebbe essere oggettivamente quella del genere umano, però ognuno ha i suoi livelli di maturità, di dinamiche, problematiche, quindi chiaramente. Però è bella. La festa la fanno ogni anno la Maranella, è diventato un appuntamento importante ed è un quartiere non facile, non facile per niente, però ha smosso molto. Però potresti continuare, diciamo, in questo filone, no? Perché più che... il marinaio dopo un po' prende pranzo, un chitarraco. Ah, vabbè. Però ci stanno aprendo tanti porti nel genere in questo momento. Ah, beh, sì, tra altri porti sì. Io ti ringrazio invece perché credo, facendo parte del movimento da 15 anni, comunque ne prendo casa e varie in diverse città d'Italia, in Spagna. Forse non avevo mai visto, se non con i miei occhi e con le testimonianze nostre interne, comunque. Restano, diciamo, molto di nicchia nei nostri canali, proprio per i motivi che hai detto tu prima, di visibilità, di problematica, quando serve la visibilità mediatica e quando è meglio assolutamente non uscire. Però ti ringrazio perché credo che sei riuscito in 90 minuti, non so quanto è durato, perché mi ha preso molto a riassumere, cioè fare una sintesi di com'è una situazione del genere, cosa succede quando una famiglia, un ragazzo, un precario subisce uno sfratto, perché probabilmente c'è ancora tanta gente che non capisce qual è il problema. In una città del genere, anche quella dove viviamo, che è la città con il più alto tasso di sfratti d'Italia praticamente. Quindi niente, ti volevo dire grazie perché una casa ce l'ho e lotto e continuerò a lottare per chi non ce l'ha, chi non può averla e chi non è neanche menzionato in queste fantomatiche graduatorie di case popolari, questi soldi che vengono dati ai migranti, questi partiti che crescono grazie all'intolleranza. Quindi niente, grazie a lui. È veramente un bel lavoro, eh. Va bene, direi che sì, con questa testimonianza.
ti porto i saluti della famiglia Codir, che sapeva che venivo qua. E Mora ha detto che non poteva venire, l'ho detto, no, ma io non posso venire, va bene. Però insomma, la prossima volta vi porto un filmatino, l'avevamo fatto per un festival. Ah, poi sì, sì, tutti quanti, Nunzio, tutti quanti dicevano, ma perché vi interessa tanto questa storia? Ma tra l'altro sono simpaticissimi tutti, un vecchio sapiente. Va bene. Sì, sì. A domani. A domani. Ho voglia di approfondire domani mattina. A domani mattina, e per chi non venisse domani, alla prossima giovedì parleremo di situazione di richiedenti asilo. Sì, sì, speriamo di vedervi ancora. Grazie.